Ad 11 giorni dalla chiusura delle trattative, l'Inter spera ancora di arrivare a Modric, mentre continuano ad agitare il mercato Pjanic e Milinkovic-Savic. Il pesante KO con il Liverpool ha messo preoccupazione al Napoli. Squadra in ritardo, centrocampo che non convince e Milik che non ingrana. Preso Malquit, prosegue la caccia ad un attaccante. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato in questa edizione del nostro programma, ne parleremo con Marco Conterio, presenza rara qui al TMV News. Ma preziosa, scherzi a parte. Ti fai desiderare, ti fai desiderare. Ragazzi, oggi gli ultimi botti e non potevo non essere. Assolutamente sì, come sempre c'è anche Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, saluto, buonasera. Che è una garanzia. Assoluta, assoluta. Partiamo da Modric e l'Inter, proviamo a sbilanciarci con le percentuali sulla fattibilità di questa operazione per i nerazzurri. 50%. No, scherzi a parte, è difficile perché i costi di questo affare sono decisamente proibitivi, l'Inter ci vuol provare, il Real Madrid non lo vuole liberare, il giocatore all'Inter ci andrebbe volentieri, ha capito che questo è un Real che sta cambiando, tanto, sta cambiando pelle, via Cristiano Ronaldo, via Zidane, perché forse ce lo scordiamo troppo spesso. Il Real ha perso l'allenatore, e poi ha perso Cristiano Ronaldo, evidentemente anche Modric ha voglia di una nuova sfida, l'Inter gli mette sul piatto questa possibilità importante, forse anche quella di chiudere la carriera in Cina. Beh, 50% ovviamente scherziamo, però se deve essere addio, se dovrà essere addio per Modric, allora è molto 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 probabile l'Inter, ma se dovesse essere addio. Il piano dell'Inter in effetti prevede di fargli sottoscrivere un contratto di 3-4 anni per poi offrirgli un altro ricco contratto al Jiangsu. L'idea messa così sembra interessante. Sì, c'è da dire che per certi versi sembra questa un'operazione simile a quella Cristiano Ronaldo, cioè un gruppo Suning che interviene in prima persona per definire un affare che altrimenti non potrebbe andare in porto. È un po' come è accaduto con la FCA per Cristiano Ronaldo, e cioè con Andrea Agnelli che si è consultato con la Exor, con la proprietà, prima di definire un acquisto così importante. Da qui il piano Modric, che è un piano importante anche dal punto di vista dell'ingaggio, un club nerazzurro che è pronto a corrispondere 10 milioni di euro netti a stagione a Modric, e parliamo quasi il doppio di quasi il doppio di quanto in questo momento guadagna Mauro Icardi. Insomma, sarebbe un colpo al di fuori del mondo Inter, almeno per quanto è stato vissuto e visto fino a questo momento. Evidentemente c'è un piano più ampio da parte di Suning, come accennava Marco, anche la possibilità per il croato, dopo 3-4 stagioni, di trasferirsi poi in Cina, ed è il colpo anche giusto, probabilmente per permettere anche a Spalletti un cambio di modulo, un passaggio magari alla difesa 3 con un regista di centrocampo capace di orchestrare lì dalla cabina di regia tutta una squadra che a questo punto credo poi con Modric potrebbe, perché no, essere pronta anche per sfidare la Juve. Sai che mi veniva in mente, Lorenzo, che alla Juventus Cristiano Ronaldo l'ingaggio di CR7 lo accettano tutti. L'ingaggio di Modric 10 milioni come lo accetta Mauro Icardi? Sì. Cioè, no, parliamo comunque non di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, per quanto i grandi giocatori, per quanto Modric sia un grande giocatore, però rischia di creare un caso, non so. Rischia di sconvolgere un po' gli equilibri dello spogliatoio. Però comunque adesso su Modric e sull'Inter in generale sentiamo anche il parere di un tecnico di profonda esperienza come Eugenio Fascetti. Se dovesse concludersi positivamente per l'Inter questa operazione, sarebbe una squadra da scudetto? Sì, cioè, a lottare sicuramente. Sarebbe più vicino alla Juventus, anche se io ho dei grossi dubbi che Real Madrid si privi di un fuoriclasse. Comunque un Inter già forte adesso. È una squadra muscolare, forte fisicamente. Secondo me manca un po' di fantasia. Comunque, dopo un anno di apprendistato, Spalletti penso che abbia capito la squadra e sicuramente farà meglio dell'anno scorso. C'è bisogno di uno che fa girare la squadra, perché centrocampisti sono tutti ottimi giocatori, però la mente non c'è, secondo me. Poi si parla molto di Lautaro Martinez, che ha ben impressionato in questo precampionato. Lei che idea si è fatto? Ma non lo so, io non l'ho visto, non lo conosco, quindi devo stare calmo nel giudizio. Però io non capisco perché si parla sempre di calcio offensivo e nessuna squadra gioca con due punte. Perché non potrebbero giocare insieme? Probabilmente giocheranno insieme, probabilmente, insomma, Spalletti ci sta provando. Sono come anche il Milan con Higuain e questo ragazzino che non merita, penso, di far solo panchina. Ecco, perché non proviamo
a rigiocare con due punti centrali per vedere un po' la difesa come si adegueranno, perché uno solo in area di rigore è dura con queste difese chiuse in maniera virgolettata indecente, perché ritorno al solito tasto, parlare di catenaccio una volta rispetto a adesso sarebbe un controsenso, perché i famosi catenacciari giocavano un minimo 3 punte, 4 punte, giocatori offensivi, vedi ultimo Trapattoni giocava con Causio, Bettega, Boninsegna, Tardelli, insomma più ce n'è più ce ne mette, e quindi giocare con una punta sola e poi vediamo questi ammucchiate che non spettacolo ne porta un poco. Insomma, poco spettacolo, e comunque dice Fascetti torniamo a giocare con le due punte anche per provare ad aiutare il centravanti. Sì, va detto, dando un'occhiata alla formazione della Juventus, in regia giocherebbe Pjanic, che insomma proprio mediano non è, eventualmente Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, tre di questi giocano, nell'Inter nei due di centrocampo previsti ci sono Brozovic, Modric eventualmente, che non sono giocatori prettamente difensivi. Adesso, diciamo così, piuttosto che la seconda punta, perché è vero, come dice Fascetti, che non gioca praticamente più nessuno con le due punte, ma ci sono dei centrocampisti talmente offensivi, dei terzini che sono diventati talmente offensivi, quasi delle ali, penso a Marcelo, ma anche Alexandro stesso, Cancelo, che il gioco offensivo parte oggi veramente la difesa rispetto al passato. Torniamo però adesso sul mercato, perché dobbiamo occuparci anche di Milinkovic-Savic, questo giocatore che è appetito da vari club, non soltanto in Italia ma anche all'estero, però in Italia sembra volerci provare il Milan, si è parlato di un contatto ieri avvenuto tra Leonardo e l'agente del giocatore, un'operazione che potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito di 40 milioni più 80 per il riscatto. Lotito può essere convinto su queste basi? Ma difficile, difficile, anche perché Lotito fino a questo momento non si è smosso di un centimetro, continua a chiedere i suoi 150 milioni di euro, e di fatto quella che fu l'offerta della Juventus, anche un'offerta importante, parliamo ormai di un mese e mezzo fa, 60-70 milioni di euro più il cartellino di Daniele Rugani, non venne nemmeno presa in considerazione. Poi tanti sondaggi, Jorge Mendes che con Mateja Kezman, il suo procuratore, l'ha proposto un po' a tutte le big europee, Real Madrid, United, anche lo stesso Juventus, ma insomma di offerte concrete così importanti non ne sono arrivate. Prendiamo atto di questo contatto tra il procuratore del ragazzo e Leonardo, però credo che la Lazio in prestito con diritto barra obbligo di riscatto ad oggi non lo lasci partire, a meno che il Milan non decida davvero di fare una lucida follia di mercato, di mettere adesso sul piatto 50 milioni di euro per il prestito oneroso, poi garantirsi un diritto di riscatto che diventerebbe un obbligo a quel punto a 100 milioni tra un anno, lì sì, potrebbe essere una trattativa, ma non so onestamente se il Milan ad oggi possa fare un'operazione così importante, credo proprio di no. Pjanic invece resterà alla fine alla Juventus, oppure il Real Madrid potrebbe pensarci in caso di partenza di Modric? Ma guarda, c'è un domino a centrocampo, Modric, Pogba, Vidal è andato al Barcellona, si è presentato oggi, Rafinha, sono tutti questi grandi giocatori, Milinkovic e Savic compreso, che un po' si concatenano e si vanno a unire. Mi chiedo se Milinkovic e Savic, giusto per legarmi all'argomento di Raimondo, valga tutti quei soldi. Cioè, evidentemente se nessuno li ha offerti, o perché Leotito ne chiede troppi, o perché tutti preferiscono andare su altri giocatori, vedi Pjanic. Magari, vedi Pogba stesso che potrebbe lasciare lo United. Forse non vale quei soldi Milinkovic-Savic? Non lo so, il mercato al momento dice questo. Pjanic può lasciare la Juve? Probabile, ma a quel punto la Juve va proprio su uno di questi, Milinkovic-Savic, Pogba, il grande ritorno, Rabiot. Sono tutti i tasselli di un domino destinato prima o poi a cadere, ma occhio perché spesso, tanto tuono che non piove, perché a volte capita anche così nel mercato, doveva esserlo per gli allenatori di Serie A, per esempio. Eh sì, sì, vedremo, vedremo, che comunque c'è ancora tempo per mettere a punto operazioni anche di assoluto valore. Adesso andiamo ad ascoltarci un'altra voce assolutamente prestigiosa, assolutamente importante, quella di Ronaldo, il fenomeno che è stato intervistato alla Bobo Summer Cup da parte di Alessandro Rimi per RMC Sport. Vediamo. Alla Bobo Summer Cup con Ronaldo, Ronaldo quello vero. Ti auguro subito una buona sera. Ciao, ciao, grazie. Un piacere essere qui all'invito di Bobo, un gran amico. Contento, è stata una bella festa, bella partita, la gente si è divertita. E niente, contento di essere venuto. Finalmente, al di là di Cristiano Ronaldo, mi sembra di poter dire che la Serie A sta tornando ad essere un campionato bello anche per chi lo guarda, no, dall'estero.
Sì, c'è stato dei movimenti importanti per il campionato italiano e speriamo che sia una svolta per tornare a essere quello campionato competitivo di prima, e ci abbiamo bisogno, insomma, il calcio ha bisogno di campionato italiano, la forza italiana nel mondo. Senti, Cristiano Ronaldo alla Juventus, c'è chi dice che il campionato è già finito ancora prima di cominciare, è così? O poi alla fine si va in campo e bisogna giocare le partite? Ma bisogna vedere, c'è l'Inter sempre che quest'anno sembra anche ad essere molto più forte, si è mantenuto un po' a tutti, era già fatto una grande ripresa l'anno scorso, c'è Milan che si rinforza, il Napoli con Carlo Ancelotti, insomma sarà un campionato divertente, vediamo se torna a essere competitivo come prima e poi vediamo in Europa, nei Champions League, nelle competizioni europee cosa fanno. Ronaldo, ex Inter e Milan. E a proposito dei rossoneri, la notizia importante è quella del ritorno nella dirigenza del Milan di Paolo Maldini, un'altra bandiera che torna nel club, ed è sempre più frequente adesso vedere le bandiere che rientrano nelle società in cui hanno militato a lungo, il caso di Totti per la Roma, di Antognoni per la Fiorentina, per citare soltanto alcuni casi. Sì, dobbiamo dire che Lorenzo, in pochi giorni Leonardo sta riuscendo a fare quello che sono riusciti a fare Fassoni e Mirabelli per mesi nella precedente gestione del Milan, perché Maldini, si è parlato di Maldini per mesi, di un suo possibile ritorno al Milan, poi di fatto non c'è mai stato l'accordo con la dirigenza rossonera. Invece Leonardo, che Maldini lo conosce bene, c'è riuscito, ma anche la ricerca del grande numero 9. Per quanti mesi abbiamo parlato di un Milan, di Mirabelli, di Fassone, sulle tracce di un grande 9, arriva Leonardo e nel giro di 2 settimane al massimo riesce a mettere sotto contratto Gonzalo Higuain. Quindi bisogna fare i complimenti al dirigente brasiliano, perché davvero si sta muovendo nel modo giusto. Su Maldini e sul Milan adesso sentiamo anche il parere del direttore di Tutto Sport, Jacobelli, che è intervenuto ad RMC Sport. È evidente che il lavoro che Fassone e Mirabelli, non dimentichiamo come nell'estate di un anno fa furono addirittura 11 gli acquisti eseguiti dall'allora direttore sportivo rossonero, abbiano gettato le basi di quello che poi è stato il successivo sviluppo della situazione, non dipendente da loro ma da Yong Dong Lee, che era il proprietario del Milan, che non essendo riuscito a onorare gli impegni e i contratti con Elliott ha dovuto cedere il passo al fondo americano, che mi sembra abbia le idee molto chiare, soprattutto abbia compreso quanto sia importante al vertice di una società così titolata, fra le più titolate al mondo, avere uomini che di questa società incarnino lo spirito, la storia e addirittura la leggenda, perché basta dare un'occhiata al straordinario curriculum di Paolo Maldini per rendersene conto, così come il fatto che l'allenatore sia Rino Gattuso costituisce un altro elemento di garanzia per il presente e per il futuro, e poi vedremo quali saranno le nuove mosse sul mercato del Milan, perché non è ancora concluso a giudicare dai segnali che stiamo ricevendo nelle ultime ore. Vedremo che cosa saprà concludere di ulteriore sul mercato del Milan. Adesso parliamo del Napoli, che è reduce dal KO clamoroso in amichevole contro il Liverpool 5-0. Deve preoccuparsi, il Napoli deve correre ai ripari. Mi leggo una frase che ha detto Ronaldo prima, il nostro Alessandro Rimi, RMC Sport. È stato un grande mercato, c'è chi ha preso Cristiano Ronaldo, c'è chi ha preso Higuain, via discorrendo, il Napoli ha preso Carlo Ancelotti. Può un allenatore da solo colmare il gap con la Juventus? Tenere il passo dell'Inter, che ha fatto grandi acquisti, tenere il passo del Milan di Higuain, di Leonardo, del centrocampista che arriverà, di Caldara in difesa? E questo è il grande interrogativo che un po' ci accompagna, accompagnerà in questo inizio di stagione. Cioè la preoccupazione, il dubbio soprattutto è questo, perché il Napoli c'è, squadra, anche gli acquisti, tra poco no, parleremo immagino anche di Kevin Malqui, però non sono i nomi, Fabian Ruiz non è Nainggolan, Malqui non è Cancelo, Verdi non è Cristiano Ronaldo, all'abbraccio, insomma sono i tre nomi un po' più rappresentativi, è partito Jorginho, però il Napoli è quello, quello è rimasto, è arrivato secondo con un record di punti, basta e basterà per colmare il gap con la Juventus Carlo Ancelotti? Poi un'altra domanda abbastanza attuale è questa rosa è davvero funzionale alle idee di Ancelotti? Questa rosa che è stata esaltata da Sarri può essere giusta per Ancelotti? Ma la rosa è funzionale
È chiaro, però bisogna capire e comprendere per quale obiettivo. Cioè, questa è una rosa che, se la paragoniamo alle precedenti squadre a disposizione di Ancelotti, il Bayern di Ancelotti, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid ovviamente non regge il passo. Ah. Lo sa benissimo anche Carlo Ancelotti, però forse anche lui si aspettava qualcosa in più, Lorenzo, perché chiaramente se mettiamo sul piatto i giocatori che sono arrivati, le partenze, perché abbiamo detto, ha detto Marco, della partenza di Jorginho, ma c'è da aggiungere anche quella di Pepe Reina, che è stato un leader di questo Napoli ed è comunque stato un portiere e un giocatore importante per questo Napoli. Abbiamo visto Karnezis con Liverpool, non sarà il primo portiere, il primo sarà Meret, però, che è un grande prospetto, un giocatore che in prospettiva può, perché no, giocarsela con Donnarumma per la porta della nazionale, ma ad oggi è un portiere reduce da una stagione alla spalla, più in tribuna che in campo, sì, a causa dell'infortunio. E quindi nell'immediato ci perdi con Meret al posto di Pepe Reina. Cioè, questa è una squadra che ha qualche alternativa in più in attacco, ma non ne esce, secondo me, rinforzata nell'undici titolare. Quindi bisognerà capire Ancelotti davvero cosa riuscirà a fare con questo organico a disposizione. Ancora Fascetti, stavolta sul Napoli, sentiamolo. Per adesso è presto, questa partita non darei tanto importanza. Sconfitta con il Liverpool 5-0. Il Liverpool, se rischi di prendere il gol all'inizio, poi i contropiedi ti ammazzano, ti distruggono. Poi probabilmente saranno anche più avanti in preparazione e poi il manico nuovo, e quindi c'è su una squadra che è abituata da 3 anni a giocare alla stessa maniera, un po' di tempo ci vorrà, penso. Ecco, ma questo gruppo che si è esaltato con Sarri può essere adatto ad Ancelotti? Vedremo, perché adesso Ancelotti è un allenatore di grossa esperienza, quindi penso che avrà, come si può dire, riflettuto su come potrà giocare il Napoli oppure potrà rigiocare alla stessa maniera. Certamente 3 anni che c'è un pilota automatico, ecco. In questo momento, anche guardando la campagna acquisti, il Napoli sembra non essere proprio l'anti-Juve. Ma vedremo, cioè, non è che è caduto via il brasiliano, Jorginho, prova a far giocare Amsic più centrale. Certamente c'è più Reina. Reina, cioè il portiere, non lo so. Io dico che il problema è il centravanti, cioè se questo polacco inciderà di più di quello che, poveraccio, sempre infortuni. E poi questo è tre d'attacco, però l'hanno un po' capiti come si muovono. Ecco. Sarà difficile fare sorprese. Io credo che Ancelotti deve cambiare qualcosa. Anche a livello proprio tattico? Tattico, esatto. Cioè questo tutti i fraseggi continui, triangoli stretti. Secondo me, per velocizzare l'azione, passaggi verticali, arrivare prima possibile a non far chiudere la squadra avversaria, che altrimenti poi è dura. Vedi delle tic e toc, è finita. Cioè andare di là nel più breve tempo possibile. E comunque acquistare un attaccante diventa una necessità? Ma vedrà, non so, io questo polacco mi ha fatto una bella impressione, però ripeto, a chi vai a prendere? Comunque un attaccante di grido ci vorrebbe, secondo me. Allora, tra poco parleremo anche dell'attaccante. Su Malcui è informatissimo Marco Conterio, che ci fa una radiografia di questo giocatore. No, il giocatore, la curiosità è che è stato scartato da Claudio Ranieri, perché scuola Monaco, giocava attaccante, esterno d'attacco. Claudio Ranieri era allenatore della formazione monegasca, disse no, l'ho fatto esordire, non mi piace, è andato in nazionale, che sono i dilettanti. Poi da lì una lenta scalata, l'allenatore del Fréjus, quindi a 2 passi dalle Alpi, lo convinse, suo malgrado, a diventare terzino. È andato a Lille voluto da Bielsa e lì è diventato un giocatore che è quasi sfiorato anche il mondiale. Ha fatto le visite oggi col Napoli, certo, ripeto, non è Cancello, magari diventa più forte, però è un'altra scommessa. Prima di chiudere, Belotti-Napoli, quali sono le percentuali? Ad oggi basse, però è una trattativa fattibile per il Napoli, cioè non siamo nell'ordine di una trattativa, nell'ordine di idee di una trattativa che è già bella impostata, perché il Torino non vorrebbe cederle. È chiaro che però il Napoli, come ricordava anche Fascetti, ha la necessità di acquistare
un grande numero 9. Belotti per ingaggio non è Cavani, non è Benzema, non lo è nemmeno tecnicamente, non lo è nemmeno nell'immediato come forza, come impatto, però è un giocatore che il Napoli può permettersi, Belotti, a differenza dei nomi che sono circolati in questi giorni. Vedremo se il Napoli davvero arriverà a offrire 60 milioni di euro. Tra l'altro sappiamo che il Torino è molto interessato a Roberto Inglese, che può essere quella sì la dimensione per un centravanti che reduce da una buona stagione al Chievo, ma che forse non è, e chissà se lo sarà mai, un attaccante da Napoli. Però a questo Napoli serve un numero 9, lo sa bene anche De Laurentiis, nonostante le smentite di rito. Belotti 2 anni fa ha dimostrato di poter essere un grande centravanti. È un giocatore che per il Napoli rientra anche in quella che sono le strategie del club, perché è un attaccante rivendibile tra qualche stagione, e quindi vedremo, può essere lui davvero il grande nome per il Napoli. Grazie a Raimondo De Magistris e a Marco Conterio, grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.